Bella raga, questo è Dirt. Che cos'è Dirt? È un nuovo social mag. Siamo pronti a cambiare le regole del gioco, siamo pronti a divertirci e a farvi divertire. È un nuovo magazine che parlerà di moto a tutto tondo, moto off-road logicamente, quindi abbiamo motocross, enduro e adventuring. Qui con me c'è il resto della crew, Edo Boga e Fede Faccios. Edo si occuperà del motocross, quindi whippate estreme, partenze dietro al cancello, mentre Fede si occupa del mondo adventuring, derapatoni, impennate con le bici cilindriche grosse. A me tocca il mondo dell'enduro, quello che un po' conosco meglio. Abbiamo già fatto la prima prova, avevamo in mano tutto il mondo di KTM e ci siamo divertiti. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando, diamoci un occhio. Avete visto come ci siamo divertiti? Beh, abbiamo dato del gas vero. Ma partiamo parlando delle moto. Partiamo quindi dalla 890, Fede. Sì, la prima che abbiamo provato, anche se Edo non se la sentiva, non gli piacciono ste moto. Vabbè, dai, non mi piacciono, no, però se proprio dobbiamo farle, meglio le moto più leggere. Un po' più leggere, un po' più di salti. Esatto. Vabbè, dai, partiamo dall'890. Secondo me, tra le maxi enduro, almeno per me, è quella che è un po' più fuoristradistica, se vogliamo. Ti fa sentire un po' più su una moto da enduro alla sì, fine, vero. No? È stretta tra le gambe, nel senso punta dei piedi, una volta che sei bello in piedi sulle pedane, punta dei piedi, talloni e ginocchia sono più o meno sulla stessa linea, non ci sono punti di contatto strani e anche la sella bella piatta, forse posizione meno stradale di tutte, no? Sì, condivido. Io appena salgo sopra alla KTM all'890 mi accorgo subito che posso darci del gas vero, Fede, posso darci quelle smanacciate sul dritto, sul veloce e mi sento sicuro. Magari io fatico un po' quando invece diventa situazione più stretta, più ostica, più enduristica, vero? Ma allora sì, sicuramente vabbè, non è una moto da enduro, c'è un po' più di peso, perciò direi che sicuramente non dà la stessa sensazione. Però spezzo una lancia a favore della forcella, perché è vero che abbiamo detto mentre stavamo provando che forse in certe situazioni, magari quando ci sono quando c'è un po' di mosso per terra, no? È un po' morbida, però secondo me per essere una forcella di una moto così pesante, di una maxi enduro, soprattutto rispetto ad altre adventure, è quella che lavora non meglio ma quasi, penso sia tra le migliori sicuramente. Belle regolazioni, c'è un bel sostegno. Sì, la comunque regolazione si sente tantissimo, questo è vero, però appena preso in mano per me è un filo morbida. Cioè il setting di partenza, devo dirti che per me è un filo morbida. Quando voglio andare ad alzare il ritmo nelle condizioni che dicevi prima, quindi più morbido, più sassaia, la sento un filo morbido. Ho dovuto chiudere molto. Tutto precarico. Sì. Ricordiamoci che comunque vengono usate anche su strada, per andare a far fuori strada con queste è difficile che vengano caricate sul Verissimo. Furgone, sul carrello, perciò secondo me complessivamente l'equilibrio è perfetto. Funziona bene anche il mono, sì. Forse il ritorno non è morbidissimo, non ha leveraggio, questo non aiuta e secondo me non aiuta neanche tanto la trazione. Condivido, sì, diciamo che comunque le Karoo 3 che avevamo su sono una buona gomma, è un buonissimo compromesso, però nelle condizioni estreme in cui eravamo, sì, un po' più di tassello, esatto, che aiuta un po'. Allora la trazione possiamo andare a discutere, possiamo andare a vedere esattamente quanto ne scarica al terreno e quanto vero, vero. E poi secondo me un'altra cosa, almeno una cosa che mi è piaciuta tantissimo, il motore, perché è vero, non è più l'LC8 AV, è in linea, è l'LC8C, però sempre un bel tiro, la frizione è morbida, riesci a usarla bene e anche in seconda ti aiuti un po' con la frizione magari nei punti più lenti, però riesci a usarla e secondo me su una moto del genere, soprattutto con poca trazione, sì, tutta la vita. Eccezionale, però qualcosina devo dirlo invece per quello che riguarda lo stacco della frizione, che secondo me noi abbiamo giocato molto con la moto e sentivo allungarsi leggermente la corsa. Giusto questo, però ripeto, sì, è verissimo Fede, eravamo forse in una condizione tanto tanto estrema, abbiamo voluto
esagerare, fare anche un po', come si vuol dire, i cazzoni, e abbiamo dato del gas quello giusto. Sì, anche perché è vero che quando monti un'altra gomma poi risolvi gran parte del problema, e però comunque la frizione rimane a filo, morbidissima per essere a filo, però magari un po' più di, diciamo, di resistenza all'utilizzo non le farebbe male. E poi io chiuderei il discorso 890 col manubrio, che come da tradizione KTM è un po' strettino, almeno per me, mi piacerebbe giusto un filo più largo, anche se poi alla fine la moto si guida molto bene. Sì, condivido assolutamente. Dai, allora passiamo per quello che riguarda il mondo enduro, la 300XC. E qui parto secco io, nel senso che sono quello che l'ha guidata un po' più tempo, ma sicuramente la moto innanzitutto cambia, per lo più ha un pacchetto sospensioni con un setting dedicato, più hard, più duro, è molto più sostenuta e quindi riusciamo a forzare subito quando saliamo in sella rispetto al modello precedente al 2021. L'hai guidata un pochino, come ti trovavi parlando di sospensioni? Allora, parto subito che il 300 non è proprio la mia cilindrata, no? Però mi è piaciuto anche il TPI, continuo in certe situazioni a preferire un po' i carburatori perché sono un po' più veri, no? Come sensazione, però funziona molto bene, la moto, cavolo, anche a guidarla sotto coppia non va mai troppo sotto coppia, appunto, quindi anche in terza fai le curve, funziona bene, a me è piaciuta, devo dire. Sì, allora, quando parliamo di TPI e parliamo di registro del motore, sono d'accordissimo su quello che dici, nel senso che alla fine loro sono stati i primi, hanno fatto un grandissimo balzo in avanti, adesso c'è tanto lavoro dietro al registro del motore, alla carburazione, a come la moto si comporta in quella fase lì. Però ho sempre delle difficoltà a trovare l'aggancio giusto nelle condizioni se cambiano del terreno, ovvero quando sono in una situazione hard, duro o molto secco, che ho bisogno di grip, riesco a capirlo, riesco ad attaccare bene e mi sento bene. Quando inizio a giocare con la moto d'enduro sul viscido ho delle difficoltà, cioè mi risulta più facile quando torniamo indietro, il TPI è arrivato nel 2018, è stata la prima versione, se arriviamo alla versione del 2017 mi risulta più facile tenere in mano la moto in ogni condizione da enduro, è la situazione dove faccio ancora un pochino di fatica. Poi stanno facendo dei passi in avanti secondo me enormi e in altre situazioni va benissimo. Però io spezzerei una lancia a favore di KTM, sì, perché è una tecnologia abbastanza nuova, sì, la stanno sviluppando molto velocemente, comunque sì, secondo me già un po' dalle prime è già migliorata un po'. Comunque è vero, per gli amanti della meccanica, lo dico principalmente, il carburatore è più romantico, è più semplice, sì, da sistemare se succede qualcosa, a parte la comodità di non dover far miscela, che sì, non sì, è male. Adesso. E poi comunque ci sono le norme antinquinamento, le moto vanno omologate, sì, se volete continuare a fare enduro, comunque andare anche su strada, magari piccolo trasferimento, cioè raga, la moto deve essere omologata Euro 4 tipo TM, sì, e nel caso di KTM con la 300 Euro 5, sì, non sì, è no, poco, verissimo, è per un due tempi. No, i passi in avanti, ma si vede anche poi nel motocross, cioè stanno arrivando addirittura a sviluppare questo TPI sulle moto sempre a due tempi, però per un uso motocross, quindi c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto studio, stanno andando tanto avanti su questa roba qua e bisogna fare solo che un plauso, perché alla fine si vede tutto il lato di lavoro, di sviluppo, di meccanica, di ingegneria che c'è dietro in una casa come KTM. Sì, anche perché andiamo avanti e prima o poi riusciremo a regolarla anche col telefono, probabilmente. Sicuramente. Succede sicuramente già arriveremo. In alcuni casi, non su KTM. Sicuramente arriveremo a quello. Quindi, che dire, è un 300 che è facilissimo da utilizzare tutti, cioè adesso tutti possono, dal primo, dall'amatore più va in difficoltà nell'enduro, anche estremo critico, può tirare sul 300XC 2022 e andare a divertirsi subito, perché la moto è facile, e un 300 che comunque diventa invece bello pastoso, bello grintoso, dove puoi veramente sbizzarrirti per quello che vuole andarci a correre. Abbiamo toccato il discorso un attimo centralina, TPI, no? Di modificare. Siccome è una cosa che nel cross succede già da più tempo, sono anche più avanti, anche sui quattro tempi, perché sappiamo anche le centraline dell'Atena, ad esempio, io passerei a Edo, che ha provato il 4,5. Che finalmente direi, Fede. Finalmente un po' di motocross, vero?
quindi mi attacco alla centralina, motore, KTM, vabbè, K non sbaglia mai, cioè si sa, sali, una figata devo dire. Come centralina abbiamo la mappa 1 e mappa 2. Io per la potenza, Fede, non so, il 4,5. Mappa 1 devo dire è un po' più regolare, facile da usare, ti aiuta un po' di più, soprattutto l'aggancio. Quello sì, tipo per me che non vado in moto da una vita in pista cross mi fa comodo, se no. Metti anche il trash control, certo, così sì, scivola, sì, sì. È veramente figata. Mappa 2 leggermente più aggressiva, non si sente tutta questa grande differenza, però si sente quando apri il gas, ne è un po' più brillante più che altro. Trash control a me non fa impazzire. Toglie leggermente potenza, però ti aiuta, magari si scivola come a Covo, comunque l'altro giorno era abbastanza scivolosa, sei un po' stanchino, lo butti dentro, ti aiuta, non scivola, la moto è un po' più tranquilla. Anche e... sul duro, magari dove, cioè comunque raga, 4,5 no, non no. Va piano. Figa. Sì, sì, bellissimo. No, è un aereo, sicuramente un aereo. Quando ci dai il gas, soprattutto condizioni magari un po' secche che lega poco il terreno, sì, veramente forte. Sì, sì. Lo senti. Appena ci sono saltato sopra ho avvertito subito quella prontezza, quell'aereo sotto il culo, come si vuol dire. E la moto è veramente prestante, però secondo me la ciclistica ti segue fin da subito. Telaio, manubrio, proprio la seduta. Impostazione. L'impostazione iniziale, cioè senza toccare niente. Ok. Bella, bella. Manubrio, una bella piega, poi è sempre simile a quella che utilizzo sulla mia moto a gara. Però devo dire che è un manubrio che vedo tanti anche in gara lo utilizzano. Cioè... Ok. Per quello che riguarda le sospensioni mi sono sembrate comunque un buon compromesso, sì, sia per un amatore che una persona esperta. Assolutamente. Cioè... Forcella VP ad aria 48, bella, non sbaglia. Personalmente lo sai Simo, forcella ad aria non mi fa impazzire, soprattutto okay, magari la buchetta, le buchette vicine. Sì, i primi millimetri della corsa, cioè non, a me non hai fa poca impazzire. Sensazione non, di... Sono magari io, sì, però preferisco una forcella tradizionale. Sì. Però devo dire che la moto è equilibrata, cioè equilibrata, mono, forcella, è bello equilibrata, non fa scherzi. Certo. Il bilanciamento generale secondo me funziona bene e come ho già detto secondo me è un ottimo compromesso per tutti. Cioè puoi prenderla in mano tu e iniziare a farci degli ottimi tempi, sia che può prendere in mano l'amatore della domenica che ci va veramente poco, salta sopra e c'ha un ottimo bilanciamento per quello che riguarda il mono e la forca. Quindi risulta facile iniziare ad andarci bene. Poi, facile per me, quello che è un 4,5. Chiaramente, ma secondo me è anche... Sempre come per il discorso dell'iniezione elettronica, sì, così la forcella d'aria piano piano cominciano a svilupparla, se la continuano a usare in gara, sì, vuol dire che qualcosa di buono c'è e poi... No, assolutamente, insomma, cioè, devo dire... Ormai è un po' di tempo che la montano. Sì, 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 sì. No. Sì. Cioè, niente da dire alla fine, assolutamente, KTM, ripeto, non sbaglia mai. Aggiungo solo una cosa, prima che mi dimentico, scusate, mi è venuto in mente prima, parlavamo di traction control, così, sull'8,90 c'è, e non ne abbiamo parlato perché mi sono dimenticato, però secondo me non è completamente a escludere. Allora, se sei uno che ha un po' più la mano, che si fida della moto un po' più pesante, così, lo togli e esatto, via, no? Io via tutta la vita. Però secondo me chi invece è un po' più... alle prime armi, sì, o comunque sì, non aiuta, si fida tanto della moto o ha una gomma ancora più stradale, esatto, della Caru 3, esatto, perché può succedere che sì, vai sì, sulla sì, strada sì, bianca. Sì, sì, no. Secondo me, quando metti in mapparelli, MTC acceso, lo slip, quindi traction control, che poi lo regoli da blocchetto, verissimo, metti su 2-3, sì, sì, su no, strada fai le penne sì, lunghe 2 km e non ha problemi. Poi interviene bene, bravo. E una cosa, un'altra, sempre il discorso di elettronica, adesso vediamo che ci sono tante case che stanno togliendo la BS anche davanti con la mappa off-road sì, sulle sì, Adventure. KTM non l'ha ancora fatto, non so se la prossima 8,90 o come si chiamerà avrà questa opzione, però io devo dire che rispetto ad altre, magari KTM anche più vecchie, tipo il 990 che ha un impianto anteriore che fuori strada si difende bene, però quando vai su strada non ce ne hai, non frena sì, la moto. Questa qui invece, bella aggressiva, attacco e fuori strada l'ABS ti aiuta a gestirlo, secondo me funziona bene. Sì, sì, condivido assolutamente. Non ne sento la necessità di dover staccare subito l'ABS sull'anteriore, mentre come sul posteriore invece quando vogliamo fare che poi funziona sera, abbastanza bene come freno posteriore, sì, sì, funziona puoi bene, girare anche il pedale funziona per bene, chi non lo sapesse, ma funziona bene secondo me un po' su tutte le discipline, cioè anche quello che riguarda il 300, le XC mi sono trovato bene, cioè dei freni comunque ben bilanciati, ovvero modulabili ma al tempo stesso anche potenti, quando volevo andare a ricercare la frenata sull'anteriore, quando dovevo schiaffarla dentro nel canale, anche nel motocross secondo me i freni a bordo del 4,5, mettiamo anche la frizione modulabile, facile, comandi
cioè KTM sappiamo benissimo comunque che sa fare assolutissimamente, è un'azienda che sa fare il suo sporco lavoro. Quindi, dai, noi raga ci siamo divertiti, speriamo di aver fatto divertire anche voi con delle immagini super. Sicuramente su tutti i nostri canali social uscirà tutto quanto, ovvero ci saranno delle foto spacchiuse, ci sarà quello che abbiamo fatto, come ci siamo divertiti con questo Ford anche, Raptor. Anche dei traversi col Raptor. Che assolutamente ringraziamo Ford Italia che ci ha accompagnato in questa bellissima avventura. Usciranno quindi degli scatti in piega in pista la cross, usciranno delle derapate con l'890, uscirà delle impennate estreme invece con il 300 XC. Uscirà il video vero, la clip hero, quella dove vi facciamo vedere solo le cose più cool, più dinamiche, e uscirà logicamente questo bellissimo video che state guardando adesso, che vogliamo assolutamente un like, vogliamo che iniziate a seguirci, perché noi questo è solo l'inizio, vogliamo arrivare, vogliamo spaccare come abbiamo detto, e siamo pronti veramente a fare tanta roba bella, tanta roba divertente. Divideremo le cose poi, perché cioè assolutamente faremo discorsi un po' più approfonditi. Questa volta abbiamo trattato un po' sommariamente le moto, ma perché sono moto già uscite, già viste. Era il video anche un po' per spiegare come funziona, cos'è Dirt, no? Quindi... assolutissimamente, sì, noi qua volevamo darvi le nozioni per quello che è la nostra filosofia, per quello che noi vogliamo fare, quello che noi crediamo. E dai, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale assolutissimamente. Da Zaffa, Edo e Fede è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella bella raga, ciao raga.